Dunque, adesso che facciamo? Possiamo anche estrarlo. No, no, adesso ci abbiamo qui di giornalismo, non avevo ancora visto niente. Abbiamo il premio di giornalismo. Primo premio di giornalismo. Secondo premio di giornalismo. Terzo premio di giornalismo. Quarto premio di giornalismo e quinto premio di giornalismo. I cinque premi di giornalismo. Io faccio subito una rapida carrellata. Quinto premio e quarto premio di giornalismo l'ha vinto Luciana Caprese. Serata ufficiale è il mio modo pure come dire di soddisfazione di conoscerla da vicino. Anche se ci siamo conosciuti telefonicamente. Sì. Lei non riesco a dirmi che non mi dare. Vabbè, non riesco proprio. Babbo, vediamo anche del tu. Ma come serata ufficiale ho voluto presenziare, sì, come dire, un po' più elegante, giustamente. Bravissimo. Insomma, sono contenta. Noi abbiamo una lunga consuetudine di iscritti tuoi, di partecipazione al premio, eccetera. Quindi, questo è il quinto premio, il giornalismo, e questo è il quarto premio. Grazie. Adesso lei ci spiegherà un po' come fa parte della nostra associazione. Io facendo il focus di questa serata, vorrei dire che ormai l'associazione di La Ischia, presieduta dal presidente onoratissimo Bruno Mancini, ha quel meeting veramente internazionale a livello cultura, perché abbiamo notato che oltre, diciamo, il primo anno, il secondo e il terzo, ormai 11 anni, quindi ha preso piede questa forma culturale internazionale dove ognuno di noi, facendo sempre gruppo tutti quanti, manifestiamo e citiamo, diciamo, le nostre sensazioni più interiori, sia a livello cultura, sia a livello storia, sia a livello poetico, sia a livello e come la Petrarca pure, che magari a livello arti grafiche e non solo a livello scrittura, quindi diciamo a livello completo. E io di questo ne sono veramente molto onorata di ricevere questi premi, di cui ringrazio pure il direttore Gaetano Di Meglio, direttore del giornale il Dispari, la direttrice della casa editrice Maria Pia Ciaghi, che non è potuta venire perché c'è un bambino malato, purtroppo l'ha chiamato io, avrebbero 39 il dottore. Dalila Bucalfa, per quanto riguarda l'Algeria, quindi tante, voi tutti che siete qua insieme a me a gioire, insomma, di questo premio, questi premi anzi importanti, di cui soddisfatta. Cerchiamo di mantenere questo pregio alta, la bandiera, come dire, della cultura e della nostra associazione, cara a tutti quanti, e perché no? Cara pure a tutto il mondo, perché quando uno va a livello, come dire, a manifestare, a palesare la storia, anche io ho voluto portare sia quanto diceva pure Angela Maria Tiberi nel volume antologico Napoli ombelico del mondo, ho fatto un bel rilievo di tutta la storia, possibilmente, diciamo, sia un po' antica sia a livello dei giorni nostri, per quanto riguarda Napoli città, diciamo, storica, di cui ne sono onorata perché ha prestato servizio mio marito all'Università di Napoli, lo voglio ricordare qua, perché è venuto a mancare 3 mesi fa, e quindi il mio premio lo voglio dedicare a mio marito, perché oltre 20 anni fa, insomma, era già stasera doveva essere qua anche lui, alla mia famiglia che mi hanno sempre, insomma, accompagnato dove sono andata, e quindi la cultura, come diciamo, aggrega il mondo, e la città di Napoli, come dire, dà quella voglia pure di andare a trovare i napoletani, la città, la sua arte, la sua cultura, perché non è veramente Napoli nella città, nella nazione italiana, ma è nel mondo, perché Napoli è città del mondo. E quindi ospita il mio cuore e il vostro, tutti quanti, pure a Napoli, perché è una bellissima città, insomma, meritevole di grandi pregi.
Quindi manteniamo questo freccio tutti quanti insieme per la cultura, di cui è un'altissima che Roma si prende, no? Grazie, grazie a tutti quanti, okay. È stata anche a voi. E vorrei ringraziare la bellissima Chiara Pavoni, sempre gentilissima e ospitale e molto professionale qua al Studio 4. Grazie, grazie di cuore a tutti voi, grazie. Thank you.